I tulipani, non ho un'ombra di dubbio, io amo i fiori, mi piace, mi rilassa e, e questi tulipani qui sono veramente belli. Nessuno, nemmeno la presidente regionale di Confcommercio, resiste al richiamo del mercato internazionale dei prodotti tipici che torna ad Arezzo con la tredicesima edizione e si conferma l'evento più atteso dell'autunno aretino. Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, su iniziativa di Confcommercio e FIVA, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Camera di Commercio, l'evento porta in città 260 operatori, di cui 170 provenienti da 33 paesi del mondo. Gli altri 90, di cui 15 di col diretti, rappresenteranno le eccellenze del territorio. Birra, olio, vino, frutta, e salumi e formaggi, quindi le eccellenze del nostro agroalimentare all'interno di questa straordinaria manifestazione. Approfittiamo anche di questo treno che i mercatini internazionali portano per far sì che le nostre imprese del territorio e soprattutto certe eccellenze legate soprattutto al mondo dell'agricoltura e la trasformazione del mondo artigiano e del settore agroalimentare possano essere ulteriormente conosciute in Italia. Per la prima volta il mercato internazionale ospita Guida Sicura e Alcol, un progetto promosso da Confcommercio, CERT e ASL e in Piazza Grande torna in concomitanza il mercatino dei ragazzi del Calcit, una delle edizioni più belle. Non dal punto di vista della raccolta fondi, ma dal punto di vista della, di come si trascorre la giornata, che i bambini possono giocare in un bel ambiente, con una piazza tutta, tutta libera. Perciò effettivamente è proprio un giorno, oltre che raccolta fondi, è anche un giorno di, da, tras, da passare in completa serenità. Avremo a disposizione un chilometro. Un simulatore di guida, del materiale informativo. E quindi, chi si vorrà fermare, cercheremo un po' di incuriosire con questi mezzi tecnici le persone, in modo che se si fermano, avremo modo un po' di parlare. Di questo. Le novità più sfiziose saranno la cucina venezuelana e alcune specialità della cucina spagnola, ma come si suol dire, ad ognuno il suo piatto internazionale preferito. Eh, L'assessore Tanti ama molto la Spagna Vai. e quindi anche le declinazioni culinarie e culturali della Spagna. E andrà a assaggiare una paella, c'è dubbio. Forse probabilmente la soppa all'ognon di Parigi, che è davvero particolarissima, se mangiata a Parigi però aggiungo. Va però insomma si può anche assaggiare da lì. Assolutamente, con grande piacere.